Dinanzi, mentre me ne andavo giù, cantando un'arietta da cacciatori, a portare un ordine del mio capitano, incontrai un picciotto armato che mi fermò gridando: «Qui si canta e lassù si muore!» e mi narrò che nel combattimento di poche ore prima era morto Rosolino Pilo lassù, e mi additava i colli sopra Monreale. Morto di una palla nel capo, mentre scriveva 2 righe per Garibaldi. Quel povero picciotto piangeva, narrandomi il fatto, e come capì alla parlata che io non sono siciliano, mi chiese 1000 perdoni per avermi fermato. Mi pregò di alcune cartucce, ma io, delle 11 che mi rimangono, non ne volli donare, e lo lasciai là incerto e mortificato. 21 maggio, Parco. Mentre i miei panni stanno asciugando al fuoco, scrivo con la testa intronata dalla gran fatica di questa notte. La padrona di casa, buona vecchierella, che ci accolse compassionandoci con atti e voci da madre, cuoce un po' di maccheroni per noi, sfiniti dalla fame. Ieri, sino a sera, un tempo di Dio, bello e tranquillo. Ma quando ripigliamo le armi, il cielo parve corrucciarsi. Il sole era tramontato. Si partì, almeno questa volta si andrà davvero a Palermo. No, si va a San Giuseppe. E dov'è San Giuseppe? Qui a destra, oltre i monti, parecchie miglia. Fatti pochi passi per la strada militare, si arrivò ad una casetta solitaria, scura, mezzo rovinata, casa da ladri. Là ci si faceva uscire dalla strada a misura che si arrivava e infilavamo un sentiero angusto e sassoso. Dinanzi alla casetta 2 uomini si sbracciavano a cavar pani da grossi cestoni e ne davano 3 a ciascuno di noi che passava. Era come a ricevere 3 punte nel cuore. Dunque dovremmo camminare i monti deserti per 3 giorni. E questi pani come portarli? Inastammo le baionette e gli infilzammo l'uno sull'altro. Lo schioppo, così squilibrato, rompeva le spalle. In quel momento mi toccò il dolore di vedere De Lucchi da Genova, seduto su di una pianta, abbracciandosi le ginocchia, tormentato da un malore che gli toglieva le forze. «Torna addietro ai nostri carri», gli dissi, «in qualche luogo ti meneranno. Che vuoi fare qui? Noi non ti si può portare. Fra mezz'ora saranno passati tutti, verrà la notte e rimarrai solo». Lo aiutai a levarsi e lento si avviò verso la coda della colonna, guardando noi che pareva gli portassimo via il cuore. A pensare che potrebbe essere caduto in mano ai reggi, ma spero che avrà raggiunto i carri e che sarà in salvo. Con la prima oscurità cominciò la pioggia a darci nel viso i suoi goccioloni grossi e impetuosi. Parevano chicchi di grandine che ci si spezzasse sulle guance. Il vento era freddo. Dinanzi a noi la terra e l'aria furono presto come a entrare in gola a un lupo. Tuttavia il tenente Rovighi camminava a cavallo da disperato. Ma a un tratto una schioppettata, scaricatasi, per disgrazia a uno della mia compagnia, lo fece rotolare a terra. La toccò appena come un gatto e si rizzò, balzando su senza dir parola. Era illeso, ma la sua povera bestia aveva una gamba spezzata. Passammo, lasciando Rovighi a dolersi sull'animale che strepitava nell'oscurità. Ci avanzammo alla meglio, restando la terra con gli schioppi, come una processione di ciechi. Il buio non poteva più crescere. Il sentiero veniva mancando. Camminavamo da 2 ore, non si era fatto un miglio, e non uno che potesse dire di non aver ruzzolato in quel macereto. «Animo! Issa! Da bravi!» Così sentimmo sussurrare, arrivando a un punto dove un viluppo di uomini si affaccendava con corde e stanghe. Volevano tirar su da un pantano quella colubrinaccia sciagurata che portammo da Orbetello. «Oh, lasciatela giacere lì per sempre, che tanto, se capita di scaricarla, scoppia o ci ammazza a mezzi». Così stava per gridare in un impeto di buon umore, ma la parola mi rientrò. In quel gruppo vi era il generale, vi era Orsini, vi era Castiglia, occupati a far portare a dorso d'uomini tutta la nostra artiglieria. Udì il generale incaricare Castiglia di provvedere al trasporto di quella roba, a qualunque maniera. Poi il gruppo si diradò e tornammo a camminare per quelle tenebre. Volgendoci a guardare addietro, vedevamo i fuochi del campo di Renna, vivi come se ancora vi fossimo stati noi a goderli. Sulla nostra sinistra, giù nella profondità, splendevano altri fuochi allineati, il campo nemico presso Pioppo. Dinanzi a noi, lontano, lontano, un gran disco di luce immobile, come un occhio sovrannaturale che ci guardasse, splendeva forse acceso apposta per dare la direzione alla nostra marcia. E la pioggia non cessava, eravamo fradici fino alla pelle, e il vento con le sue buffe portava dalla testa della colonna un nitrito che pareva uno scherno. Verso mezzanotte si udì un colpo d'arma da fuoco che scosse tutti sino all'ultimo della fila. «Ah, almeno sarà finita!» esclamò qualcuno, immaginando che l'avanguardia si fosse imbattuta nei nemici. Sarebbe stata una sventura, in quel buio così malconci. «Ma va, va, tira innanzi!» Non si udì più nulla. Si cadeva, si tornava ritti e nessuno si lagnava. Che cos'era stato quel colpo? Trovammo un cavallo disteso morto sul margine del sentiero e si disse che era di Bisio, il quale, irato perché coi nitriti poteva scoprirci al nemico, gli aveva scaricata nel cranio la sua pistola. Byron, sempre Byron, Lara l'avrebbe fatto anche lui. Verso l'alba passammo vicino a quel disco di luce che era la bocca di una fornace. Dinanzi a quella bocca una figura alta e nera stava a guardarci. Forse era un inconscio attizzatore, ma mi piace di immaginarmi che fosse uno messo apposta a tenerci viva quella fiamma, come la colonna di fuoco agli ebrei del deserto. Alla prima luce la pioggia cessò e vedevamo Palermo lì innanzi e Monreale appena lontano quanto è larga la Conca d'Oro. Guardandoci tra noi avevamo facce di spettri, i panni laceri e fangosi, molti erano quasi a piedi nudi, stanchi, sfiniti. Se ci fosse capitata addosso una compagnia ci avrebbe disfatti. Discendemmo a questo piccolo villaggio che si chiama Parco. I carabinieri genovesi, instancabili, si sacrificano e vegliano fuori negli orti perché noi si riposi tranquilli. Per la piazza ampia pare un incendio o un inferno. Tutti asciugano i loro panni, stando mezzo nudi. Non una finestra aperta. Non si sa dove sia il generale, ma egli veglia per tutti. «22 maggio. Ancora a Parco. Mi son fatto un amico, ha 27 anni, ne mostra 40. È monaco e si chiama Padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle che figura il Calvario con le tre croci sopra questo borgo, presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini. L'ora era mesta e parlavamo della rivoluzione. L'anima di Padre Carmelo strideva. Vorrebbe essere uno di noi per lanciarsi nell'avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo. «Venite con noi, vi vorranno tutti bene.» «Non posso. Forse perché siete frate, ce ne abbiamo già uno e poi altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia, senza paura del sangue. Verrei se sapessi che farete qualche cosa di grande, davvero, ma ho parlato con molti dei vostri e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l'Italia. Certo, per farne un grande e solo popolo, un solo territorio. In quanto al popolo solo diviso, se soffre, soffre, ed io non so che vogliate farlo felice. Felice! Il popolo avrà libertà e scuole. E nient'altro», interruppe il frate, «perché la libertà non è pane e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi piemontesi, per noi qui no. Dunque, che ci vorrebbe per voi? Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori, grandi e piccoli, che non sono soltanto a corte, ma in ogni città, in ogni villa. Allora anche contro di voi, frati, che avete conventi e terre dovunque e sono case e campagne. Anche contro di noi, anzi, prima che contro d'ogni altro, ma col Vangelo in mano e con la croce. Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi non mi troverei a quest'ora, quasi ancora con voi soli. Ma le squadre? E chi vi dice che non aspettino qualche cosa di più? Non seppi più che cosa rispondere e mi alzai. Egli mi abbracciò, mi volle baciare e tenendomi strette le mani mi disse che non ridessi, che mi raccomandava a Dio e che domani mattina dirà la messa per me. Mi sentiva una gran passione nel cuore e avrei voluto restare ancora con lui, ma egli si mosse. Salì il colle, si volse ancora a guardarmi di lassù, poi disparve. È sera e ancora non pare che il nemico sappia che sia stato di noi. Deve esservi gran confusione nel campo borbonico. Ci hanno perduti di vista e nessuno dice loro dove siamo. Gloria a questo popolo. Non ha dato ai nemici una spia. 23 maggio, sopra Parco, dopo mezzodì. Alla fine l'hanno saputo dove eravamo e nella notte i Borboni ci si sono avvicinati. All'alba, in fretta e in furia, fummo messi in movimento e salimmo quassù. Un buon braccio potrebbe scagliare una pietra di qui sui tetti di Parco. Abbiamo sotto di noi il Calvario e il cimitero a mezza costa. Veggo le pietre sulle quali sedemmo ieri, con frate Carmelo. Quel monaco mi ha lasciato non so che turbamento. Vorrei rivederlo. Staremo a campo qui, tutto il giorno e forse anche domani. Che cosa si attende? Che significa questo aggirarsi intorno a Palermo, come farfalle al lume? Maestose le rupi che abbiamo a ridosso e a destra. Indescrivibile la vista di faccia. Chi nasce qui non si lagni di essere povero al mondo, che anche con una manata d'erba è un bel vivere, se si hanno occhi per vedere e cuore per sentire. È giunto un giovane gentiluomo palermitano che all'aspetto credei fratello del colonnello Carini, alto, biondo, robusto, come lui. Si chiama Narciso Cozzo. Viene ben armato e ci seguirà, mettendosi nella mia compagnia. Anche egli parla della città impaziente e pronta ad insorgere. Se la gioventù di Palermo è del suo sentire, non vi è dubbio che non ci attenda il trionfo. Coi cannocchiali si scoprono grossi drappelli di soldati, accampati fuori le mura di Palermo. A vederli muoversi in quel silenzio laggiù, uno dice: ma non verranno essi un dì o l'altro ad assalirci? Una colonna di reggi si avanzava cauta per la pianura sino alle falde del monte che abbiamo a destra, diviso da noi solo dal letto asciutto di un torrentello gramo. Dall'altissima vetta della montagna si udì uno straziante grido d'allarmi e un gran fumo montò nero dal culmine nell'aria pura e calda del tramonto. Noi pigliammo le armi ed ecco laggiù, laggiù, dove la pianura finisce, cominciarono le schioppettate. Una squadra di insorti, appiattati tra le rocce, faceva testa ai reggi, che tentavano guadagnare la falda del monte. Garibaldi stette un po' a guardare, poi fece discendere Bisio con la sua compagnia fino al cimitero lì sotto a noi e comandò a Carini di occupare la vetta di questo colle, che disse sarebbe luogo di grande combattimento. Noi eravamo pronti. La scaramuccia laggiù si faceva via via più viva. Sulle rupe lassù quel fumo si alzava ancora, ma sottile e bianco. Le schioppettate a un tratto si diradarono e la colonna che voleva forzare quella squadra di insorti indietreggiò per i campi. Poi disparve nel fitto di aranci e di olivi che si stende fino a Palermo. Si fa notte. Sopra ogni vetta di questo immenso semicerchio si accendono fuochi fino a Monte Pellegrino, tanti che pare la notte di San Giovanni, e Palermo li vede e forse spera che questa sia l'ultima notte della sua servitù.